Sì, oggi è una giornata importante, l'abbiamo voluta veramente col cuore, perché l'architetto Leopoldo Saccon veramente ha dato se stesso per queste colline per arrivare poi al riconoscimento così importante, universale come patrimonio. Quindi per noi, al di là del desiderio, era doveroso fare un riconoscimento per il lavoro che lui veramente ha portato avanti in questi 10-11 anni, da quando è stata presentata la prima candidatura nel 2008. Un uomo che ha creduto veramente in queste colline, e io credo che il suo spirito sia lo spirito che tutti noi e i cittadini devono avere per cercare veramente di portare avanti l'impegno che lui ha iniziato quando abbiamo presentato la candidatura. Oggi abbiamo presentato il cammino, quindi ovviamente punteremo sull'inaugurazione di questo cammino. Poi ci saranno alcune attività che faremo sulle colline, proprio anche organizzando un concerto alla fine del mese di agosto, di cui poi daremo informativa a breve. E poi anche importantissima l'apertura di questi 40 percorsi a piedi che attraversano le tre aree della core, della buffer e della commitment zone, proprio per far conoscere a tutto il mondo questo patrimonio non soltanto culturale, artistico, ma anche di carattere paesaggistico e enogastronomico. Parte di fatto la grande operazione del cammino delle colline del Prosecco e anche la volontà di dotarlo di un marchio, che sarà il marchio poi timbro della certificazione per aver fatto questo percorso. Sono oltre 50 chilometri da Valdobbiadene a Vittorio Veneto. Quali saranno i prossimi passi in termini di UNESCO? Beh, sicuramente il piano di gestione da un lato, in relazione ovviamente alle indicazioni che ci vengono date da Parigi, e dall'altro ovviamente tutto l'ambito della promozione con grosse iniziative che faremo negli anni. In termini di turismo, avete già visto qualcosa di diverso col titolo UNESCO, e se può fare una battuta anche sul discorso dei Green Pass? Penso che sia palpabile, cioè noi a livello di turismo basterebbe andare nella zona dell'UNESCO per vedere quante targhe austriache, tedesche e di stranieri ci sono. E considerate solo che siamo ancora in periodo Covid, quando sarà libero noi abbiamo già una proiezione che dalle 250.000 presenze all'anno passeremo 1,5 milioni di presenze. Forse i cittadini ancora non si sono resi conto di cosa accadrà. E sul Green Pass? Il Green Pass è il segno dei tempi, considerate che i turisti che arrivano da noi oggi arrivano con Green Pass, e in questa direzione ovviamente si è andati, fortunatamente non scegliendo un modello francese del Green Pass senza se e senza ma di un modello allargato, diciamo gestibile in alcuni casi, in altri casi con qualche difficoltà. Mi metto nei panni dei ristoratori che debbono chiedere la certificazione ai loro avventori, ma insomma cerchiamo di venirne fuori. Dato vero è che abbiamo un migliaio di contagiati nelle ultime 24 ore, ma abbiamo 140 persone solo in ospedale. Con questi dati, in altre ondate, avremmo avuto già 500-600 persone ricoverate. Prosecco giustamente sotto i riflettori, è oggetto spesso di discussione, però è bene dire che il vigneto del futuro è un vigneto senza chimica, il vigneto del futuro è un vigneto dove si certifica il prodotto, il processo, e il consumatore l'indicazione di questo nuovo corso l'ha già data. Il biologico cresce a doppia cifra tutti gli anni. Spieghiamo che sui mercati ci vuole un prodotto, e questo prodotto lo si dà convertendo cartaceamente vigneti che esistono già, vorrei ricordare. Non vorrei che qualcuno pensasse che si piantano 6.000 ettari. Sono vigneti del 2015, del 2016, del 2017 che esistono già, solo che quell'uva è glera, non si può chiamare Prosecco. Con questo decreto, per questa occasione, potrà essere Prosecco. E sono assolutamente onorato, perché il concorso è importante, e soprattutto l'oggetto del concorso è importante. Lo abbiamo sentito durante la premiazione, quello che comunque è gli obiettivi di questo progetto, di questo cammino, e quindi non posso che essere felice. L'elemento che immediatamente è stato trainante è quello dell'architetto Leopoldo Saccon, anche perché ammetto di non lo conoscevo, e quindi questo è stato motivo per prendere spunto leggendo sulla sua vita, e quindi su quello che era stato il lavoro per riuscire ad arrivare a dare questo tipo di diciamo simbolo a un territorio. E da là chiaramente poi un lavoro grafico, si riuscire a riassumere in poche linee in questo caso un prodotto che però è un prodotto legato a un territorio, quindi molto più difficile, perché ci sono molti aspetti
e quindi riuscire a condensare in poche linee quello che in realtà dovrebbe comunicare con una prima occhiata è stato da una parte molto intuitivo e semplice e dall'altro a livello diciamo esecutivo un po' più difficile, perché poi chiaramente la responsabilità è quella di fare in maniera tale che sia leggibile, duttile, applicabile. Progettare un marchio oggi non è come 20 anni fa, ci sono anche poi tutti gli aspetti legati ai social e quindi bisogna stare attenti anche che questo elemento grafico possa essere riproducibile nelle varie piattaforme che ormai siamo abituati a gestire. Il cammino delle colline del Prosecco è un po' il coronamento, la sintesi di tutto ciò che ho fatto nelle Prealpi. Ci sta la parte atletica, la parte escursionistica, quindi abbiamo una bella scarpinata di 52 km con 2700 metri di dislivello, 4 giornate, 4 soste tra Vidor e Vittorio Veneto. E questo è l'aspetto ginnico. Poi ci sono degli aspetti culturali, le torri di Credazzo sono un esempio, la famiglia da Camino nell'epoca medievale, la famiglia da Vidor, la famiglia dei Brandolini, ci sono tutti questi elementi che si incontrano camminando. Aspetti religiosi, abbiamo la presenza di chiese, chiese campestri, San Vigilio che troviamo a Col San Martino ne è un esempio, è una chiesa bellissima, riportata in tantissime foto dell'UNESCO. Abbiamo due abbazie del XII secolo, quella di Vidor e quella di Follina. Abbiamo la presenza di romitori, un antico romitorio, c'è il Vallon del Romit che fa ricordare questo aspetto. Poi ci sono gli aspetti legati alla Grande Guerra. La Grande Guerra vissuta come fase finale, lo sfondamento del nostro esercito sul Piave, sulla linea del Piave verso Vittorio Veneto, ottobre e novembre del 1918, la battaglia finale. Questo cammino è simbolicamente questo viaggio che abbiamo fatto per la salvezza finale. Una sintesi quindi di elementi che non si trova facilmente nel resto del mondo. Anche gli aspetti geologici sono elementi molto caratteristici, si ritrovano soltanto nel New Mexico e nel Colorado, questa particolarità di colline parallele tra di loro, dove l'unione della geologia, dell'ambiente e dell'opera dell'uomo ha creato quello scenario così bello che ha creato questo patrimonio dell'umanità che tutti conosciamo. Questo indubbiamente è un territorio che nei prossimi anni sarà destinato a esplodere dal punto di vista turistico, nel senso che avremo molte presenze e quindi noi dovremo essere attrezzati a ricevere questi turisti, ad avere i servizi adeguati. Però per far questo dobbiamo capire che il risultato è che se siamo riusciti ad ottenere questo riconoscimento di patrimonio UNESCO delle colline di Corigliano Valdobbiadene è perché qui c'è un mix tra natura e l'intervento dell'uomo, no? Che ha lavorato e che ha modificato anche il territorio e che ha coltivato tramite le vigne e quindi il prosecco. Attenzione però perché il margine, diciamo, di realizzazione, di guadagno che c'è nel coltivare le colline rispetto ad altri territori non solo si sta assottigliando ma addirittura si sta quasi invertendo e quindi tanti giovani oggi rischiano di trovare troppo oneroso lavorare le colline. Questo significa che c'è un rischio, spopolamento, abbandono delle colline magari per andare in altri territori. Se accadrà questo significa mettere in discussione il patrimonio, perché ripeto, le colline di Corigliano Valdobbiadene è un mix tra bosco e vigne e quindi se abbandoniamo le vigne rischiamo di abbandonare il territorio e quindi tutto il patrimonio e quindi un riflesso negativo dal punto di vista turistico. Quindi noi dobbiamo capire che agricoltura e turismo in questo territorio, un po' in generale in Veneto, ma in particolare in questo territorio vanno di pari passo e quindi un'attenzione particolare anche sicuramente alla tutela dell'ambiente, sicuramente alla spingere dal punto di vista turistico, ma aiutiamo i coltivatori, aiutiamo soprattutto i giovani agricoltori a rimanere a coltivare le vigne in collina sulle rive. È un ulteriore step in tutto questo cammino e è molto importante perché adesso riusciamo veramente a coordinare tutta la parte promozionale di quello che sarà il cammino e anche quella tecnica, perché dovrà andare veramente a mapparlo tutto quanto in modo che il turista quando arriva trovi un cammino veramente bellissimo e a disposizione.